perché voglio farvi un video il più dettagliato possibile per quanto riguarda tutto l'impianto che è stato fatto sul mio camper, oltre all'impianto a litio anche le utenze. Presenza di Dark Matter Energy, è la quarta nave da guerra Dead Shadow, è l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori e bentornati sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Alessandro e là fuori c'è l'Arcadia, il mio camper economico che mi porta a spasso. Ci troviamo oggi all'interno del mio laboratorio. Perché? Perché voglio farvi un video il più dettagliato possibile per quanto riguarda tutto l'impianto che è stato fatto sul mio camper, oltre all'impianto a litio anche le utenze, in modo da darvi il più possibile dettagli, costi, il perché ho fatto determinate cose e il perché sono stati sostituiti determinate utenze, in modo da, diciamo, darvi queste informazioni che spero vi possano essere, qui c'è un casino infernale, vi spero vi possano essere il più utile possibile se dovete decidere di migliorare o sistemare meglio le vostre utenze o la vostra autonomia. Ora, cominciamo a avvicinarci all'Arcadia e facciamo un attimino due chiacchiere. Prima di tutto, ragazzi, dobbiamo fare alcune premesse. Mi metto un po' all'ombra così non mi cavo una retina io e ci vedete voi. L'Arcadia, ragazzi, è un Elna Clipper del 1990 acquistato per 3.500 euro, ma sapendo già che c'erano diverse cose che sarebbero dovute essere sistemate nel tempo. Una fra tutti, c'erano diverse utenze che, insomma, tra cui la stufa, era una vecchia stufa 3000 della Truma, quindi neanche con il piezo elettrico, ancora con il piezo manuale. Il boiler era un vecchio ATI manuale, completamente non soddisfava le mie esigenze. Il frigo, un vecchio trivalente che comunque porta tanti limiti, nonostante funzionasse anche abbastanza bene. Quindi con questa base di partenza io sapevo già che avevo tre utenze che nel tempo avrei voluto cambiare. Ora parliamo prima dell'impianto fatto e di conseguenza delle utenze che poi sono state sostituite. L'impianto, ragazzi, ha un cuore pulsante dato da, credo di aver pestato un pezzo di ferro, dato da una batteria a litio da 300 ampere ora. Questa batteria è una batteria della Lithio Store ed ecco qua il cuore impulsante, diciamo, l'inizio di tutto il mio impianto. Qui dietro avete, vedete, il mio super batterione e qua abbiamo lo stacca batteria iniziale e i due bus bar del più e del meno. Qui sopra vedete lo Sterling Power, che è un DC-to-DC, mi serve per la ricarica a motore acceso, e sopra c'è uno dei miei due inverter, in questo caso è un inverter 600 watt onda pura di buona qualità che mi alimenta solamente la linea computer, ma qui ci arriviamo con calma. Ora cominciamo subito con i costi, così man mano che vediamo le cose vi do un'idea. La batteria da 300 ampere al litio è costata circa 1600 euro, d'accordo? E è per lo stesso prezzo di listino che vedete sul catalogo Lithio Store. Fra l'altro, fortunatamente abbiamo il codice sconto Arcadia Lithio proprio del 5% sull'acquisto della batteria. Aggiungeteci come costi quello che possono essere i fusibili, lo stacca batterie, i bus bar e i vari cablaggi. Indicativamente li ho ridotti intorno al centinaio d'euro totali per fare tutto l'impianto, quindi tutti i vari cavi da 16, 25, 35, 4, 6 che sono servite per tutte le tratte del camper. Questo è il cuore pulsante del mio equipaggiamento. Oltre alla batteria, come abbiamo detto, e al costo dei cavi, dobbiamo aggiungerci circa 200 euro dello Sterling Power. Questo inverter ve lo considero come costo, al costo di circa 120 euro, in realtà io lo avevo già, ma comunque lo cominciamo ad assorbire, anche perché alla fine volevo darvi i famosi conti della serva. Qua perderete un pochino di retina, ma non è colpa mia, purtroppo al sole non gli si può chiedere. Cominciamo a salire e ragioniamo un pochino meglio. Ora, qui purtroppo cambierà molto la luce, anche perché oggi c'è molta illuminazione esterna e poca interna. Quello che mi serve più di tutti è questo è il battery monitor. Il battery monitor, ho scelto il modello della Aili al costo di, mi pare, 45 euro acquistabile su Amazon. È un ottimo battery monitor e ha già uno shunt fino a 350 ampere, che era quello che serviva a me avendo una batteria base da 300 ampere. La differenza, ad esempio, tra il battery monitor che vedete qui nel modello e quello, ad esempio, di Victron Energy, che è in assoluto il miglior battery monitor, sta principalmente nel fatto che questo non è dotato di modulo Bluetooth, di conseguenza io non posso vederlo nel telefono. Mi frega poco, guardate dov'è, lo vedo anche da seduto dalla dinette, quindi mi cambia poco. Cominciamo a parlare delle utenze. Fatto il primo impianto, quindi ho portato tutto l'impianto
del camper, escludendo completamente la centralina esterna e tutto il resto, ho rifatto il cablaggio e abbiamo portato la batteria al litio. Il primo step è stato sostituire il frigo. Il frigo è stato montato un 100 litri Cruise B100 della Indelbee, alloggi off Indelbee. Lo ritengo uno dei migliori oggetti che io abbia mai acquistato nella mia vita. Al costo di indicativamente 700 euro, vi dico indicativamente perché l'ho visto tra i 6,90 e i 7,10, quindi più o meno prendo 700 euro. Mi dà intanto una grande autonomia, perché il compressore rispetto al trivalente è completamente profondo, mentre il trivalente nella parte posteriore ha tutta la serpentina per poter funzionare, il compressore no, quindi è un 100 litri reale, cioè io riesco veramente a riempirlo bene. Per l'esigenza dell'equipaggio da 4 persone che ho io è più che perfetto. L'assorbimento è veramente irrisorio. Per darvi un dato, per chi mi segue, o altrimenti vi metto sopra un attimino qualche link per andare a vedere, questo frigo è stato montato e acceso a ottobre del 2020 e non è mai più stato spento. Il camper è fermo, parcheggiato, in libera tutti i giorni, con il frigo acceso. Continuiamo sempre con le utenze. Ho, come vi dicevo, eliminato completamente la stufa Truma 3000. Come mi riscaldo? Con un fantastico riscaldatore cinese che ha preso alloggi il posto qui dietro, diciamo, dove era montata prima la Truma. Il riscaldatore cinese è stato acquistato al costo di 117 euro. Ci aggiungo 25 euro, che è il serbatoio. Ho montato un serbatoio esterno, non ho collegato direttamente al serbatoio del camper, per i miei motivi, potete scegliere entrambe le situazioni. Ho aggiunto 25 euro montando un serbatoio apposito nautico omologato Rina della marca Hulk da 12 litri, esatto, quindi mi dà un'autonomia minima di 6 giorni in libera prima di dover riempire il gasolio, quindi sono abbastanza tranquillo. Oltre a questo, ragazzi, dovevamo risolvere l'ultima utenza che io ho voluto sostituire, che era il boiler. Che cosa ho pensato di fare? Essendo il mio camper, diciamo così, pieno di tanta energia, potevo sfruttarla al meglio. Non volevo utenze a gas, volevo eliminare per quanto possibile tutte le utenze a gas. Infatti all'oggi a me sono rimasti, padelle comprese da lavare, sono rimasti solamente i fornelli. Non perché non ci stiano, perché potrei collegare immediatamente anche adesso una piastra induzione e staremo a posto, ma purtroppo a 40 anni mi sono abituato a cucinare sul fuoco ed è una cottura completamente diversa quella dell'induzione. Non mi ci riesco a trovare, non vogliatemene. Ma diciamo che l'unica utenza rimasta è questa dei fornelli. Tornando al discorso del boiler, ho risolto in questa maniera. Ho utilizzato un boiler di derivazione casalinga elettrico, marca Ariston, che potete comprare in qualunque brico, costo di 65 euro, 70 euro, ha una resistenza interna di 1500 watt e una capacità di 12 litri. Con il giusto inverter, che è stato montato apposta, ora finalmente un buon inverter della Green Cell Onda Pura da 2000 watt dal costo di 205 euro arrivato a casa, tramite questo inverter io posso attivare il mio boiler elettrico tramite i magnetotermici che mi sono posizionati. Il P è per le prese di forza, che sono queste, e il B è per attivare il boiler. Mi dà l'opportunità, con un tempo tecnico dai 6 ai 10 minuti, dipende da quanto voglio calda l'acqua e soprattutto da quanto è freddo esternamente, di avere 12 litri a almeno 60 gradi, quindi sono veramente molto comodo. Inoltre, sempre per le mie esigenze, ma queste sono specifiche, è stato montato in maniera fissa sotto la dinette, lo vedete là, un computer, un desktop da lavoro, dove qui sopra ho portato tastiera e mouse. Ora scusate il casino, ma sono reduce da Parma e ci metterò una settimana a mettere a posto l'Arcadia, e quello è il suo monitor, è la mia vecchia TV, e ho semplicemente sfruttato tutto quello che avevo spendendo il meno possibile. Avevo fatto un video dedicato proprio sul computer e siamo a un costo di circa 200 euro se conto il computer più la scheda video che gli ho montato, che è una GeForce GT730. Mi permette di fare buoni montaggi video senza esagerare, perché chiaramente l'hardware era quello e l'idea era lavorare in economia. Inoltre, ragazzi, abbiamo dovuto adeguare anche l'impianto fotovoltaico. L'impianto fotovoltaico ho adottato come regolatore di carica, che era la mia prima cosa
diciamo, assolutamente principale su cui dovevo puntare, e ho scelto Victron con lo Smart Solar 130 fino a 30 A. Perché? Perché avevo bisogno del massimo del carico. Alloggio il mio impianto fotovoltaico, conta su 4 pannelli da 100 watt per un totale di 400 watt, ne avevo un pelo di più, ma ho regalato un pannello a Penny per fare il suo impianto. Appena ci sarà l'opportunità monterò il quinto pannello per portare di nuovo la potenza a mezzo kilowatt, quindi 500 watt. Questa è stata una spesa di indicativamente 90-100 euro a pannello, perché li ho fatti nel tempo, prima due, poi altri due e via discorrendo, quindi 400 euro per i pannelli fotovoltaici e 250 euro per il regolatore. È stata una delle spese più grosse considerando il, diciamo, il loro utilizzo, ma volevo il miglior regolatore soprattutto per gestire la ricarica dell'elitio, che per me è molto importante. Eccoci di qua di nuovo seduti in laboratorio, mi sono preso carta e penna perché sennò col cavolo che mi ricordo, e vi ridico ragazzi tutte in fila le spese in modo da non scordarci. Abbiamo speso 1600 euro per la nostra batteria da 300 A, 200 euro per lo Sterling Power, quindi il DC2DC che mi porta la ricarica dalla batteria motore, 100 euro di cablaggi che sono lo staccabatterie, il bus bar, i vari cavi, connettori e tutto il resto, lo Smart Solar della Victron, quindi il regolatore di carica, 250 euro, i 4 pannelli fotovoltaici spesi nel tempo per un totale di 400 euro, il primo inverter, quindi quello piccolino che avete visto da 600 watt solo per la linea computer e elettronica delicata, 120 euro, mentre il secondo inverter, sempre onda pura da 2000 watt, è costato 200 euro. Ci aggiungiamo il battery monitor che avete visto, mi dà quindi la percentuale di carica e so di essere più tranquillo che è molto realistica, 50 euro. Il boiler elettrico che ho dovuto montare è costato 70 euro. Il riscaldatore cinese lo arrotondiamo dai 117 a 120 euro e il frigo a compressore della Endel B 700 euro. Tutte queste cifre messe insieme mi danno un totale di 3.800 euro. Quindi io ho speso 3.800 euro per fare quello che vedete, per poter stare, anche semplicemente, come è successo alla Fiera di Parma, 10 giorni in totale libera, potendo lavorare con il computer, scaldarmi il boiler elettrico, se ce ne fosse stato bisogno mi accendevo il riscaldatore, frigo sempre acceso, più luci, ricarica telefono, pompa dell'acqua, tutto quello che era, in totale libera, e portare la batteria dal 100% quando sono arrivato venerdì, ad arrivare al 32% la domenica sera quando sono rientrato verso casa. Quindi utilizzare un camper del genere voleva dire che in 10 giorni io ho usato il 70% della batteria. Per me è tanta roba. Avevo già fatto innumerevoli test, potete andare a vedere qualche video anche, per, diciamo, vedere l'autonomia. Ragazzi, questa autonomia è lata, vado a spiegarmi, è chiaro che in 10 giorni, pensateci un attimo ragazzi, voi finite prima l'acqua, ok? Tutto il mio impianto è stato calibrato per poter essere in totale libera per almeno 5 giorni. Io, come vedete, non abbiamo sbagliato i conti. In 5 giorni sono abbastanza certo che il mio serbatoio da 100 litri, per me, se sono fisicamente da solo in camper, è sufficiente. Ma già se avessi l'equipaggio completo, quindi 4 persone, non ci arrivo a 5 giorni. Dopo 3 mi devo spostare per cambiare l'acqua. Ecco che ho programmato l'impianto per essere... l'ho sovradimensionato, ma in modo da poter spostarmi ovunque, in qualunque parte, parcheggiarmi lì e spostarmi solo quando ho finito la cisterna dell'acqua. Ecco il discorso che ho fatto quando ho progettato il mio impianto. Le mie specifiche non sono uguali alle vostre, non c'è bisogno di spendere dei soldi se non ci sono reali necessità. Io le reali necessità le avevo perché avevo delle utenze vecchie e a conti fatti, vi ho spiegato quanto ho speso a fare questo impianto, 3.800 euro, provate ad andare a cambiare un boiler mettendo un boiler nuovo, partono 1.000 euro, provate a cambiare un trivalente mettendo un trivalente nuovo, partono 1.200 euro, provate a cambiare una stufa mettendo una stufa nuova. Allora capite che la somma di queste cose non avrei avuto una buona autonomia e avrei speso praticamente la stessa cifra. Ora capite perché ho fatto questo tipo di impianto. Gli impianti a litio, ragazzi, sono, io penso, una delle migliori rivoluzioni che io abbia visto in questi anni, ma comunque hanno costi ancora molto impegnativi. Nonostante, riuscendo a lavorare bene e
parlando con buoni partner, io questi costi li ho letteralmente dimezzati, anche solo inerenti alla batteria. La Lithium Store, ragazzi, lavora veramente bene, ha batterie che costano la metà rispetto agli altri, 5 anni di garanzia, mi parlava addirittura Gabriele, che ci siamo visti in fiera, che si potrebbero addirittura portare ad 8, pensate voi. Comunque 5 anni di garanzia reali, Gabriele è veramente una brava persona, mi piace molto sia come lavora che come si pone con le persone. Tutto il resto ho usato quando era necessario ottimo materiale, esempio il regolatore dei pannelli, lo Stirling Power, cioè tutto quello che era elettronica dedicata, e dedicata volevo il meglio che c'era oggi sul mercato, mentre ho cercato soluzioni sempre economiche per quanto riguarda ad esempio il computer, per quanto riguardano gli inverter. Sono andato a scegliere inverter che conoscevo la marca, so che lavorano molto bene e hanno costi veramente molto accettabili. A questa cifra non ho aggiunto i 200 euro, così facciamo conto pari, portiamo a 4.000 l'impianto totale del computer che avete visto sotto la dinette, perché questa è una mia esigenza, non credo che a tutti, diciamo, serva realmente un computer fisso in camper in quella maniera. A me sì, e di conseguenza vi aggiungo anche questa cifra. Ora cominciate a fare un attimino due conti, ma pensate se un camper nuovo venisse dotato di base all'inizio già di un impianto al litio, costerebbe meno. Se volete vi faccio proprio i conti spiccioli, ma costerebbe meno, costerebbe molto meno. Tenete conto che sul mercato la stufa Truma, la C6, la 6000 per intenderci, che incorpora il boiler e la stufa, mi costa 2700 euro, solo quella, 1200 euro ce li metto per il frigo e poi ci devo ancora aggiungere tutto il resto dell'impianto. Comincia a diventare un pochino particolare. Allora, ragazzi, gli impianti a litio si riescono a fare bene e con buone cifre, molto inferiori già solo a un paio d'anni fa, e mi auguro che già da qui ai prossimi 2 anni io ho idea che molto cambierà. Spero, ragazzi, di avervi dato delle buone notizie e soprattutto delle buone informazioni, se non altro buoni spunti, per avere realmente un'idea di cosa si può fare con un impianto a litio. Perché io non prendo e monto un impianto a litio semplicemente perché è bello, uso il litio. No, dovete ragionare sulle vostre reali necessità e se vi serve. Se serve, ci si mette lì, si ragiona e si progetta l'impianto. Se non serve, vanno benissimo le batterie AGM. Ragazzi, che dire, spero di esservi stato di aiuto, alla prossima!